Mi chiamo Ghiora, sono un paziente LMC da 20 anni. In effetti, felice Dio, siamo come gemelli, fratelli gemelli. Siamo stati diagnosticati nello stesso mese, marzo del 2000. Abbiamo attraversato lo stesso trial clinico, l'IRIS, il primo trial. Siamo stati entrambi randomizzati. Non per il glivecolimatinib, ma in realtà all'interferone e alla chemioterapia. E per entrambi la cosa è durata qualche mese. Poi siamo stati fortunati perché entrambi siamo stati switchati all'altro braccio dell'imatinib. Abbiamo entrambi ricevuto una risposta molecolare profonda, subito, fortunati. E entrambi abbiamo interrotto, sospeso il trattamento 5-6 anni fa. Quindi in un qualche modo abbiamo percorso davvero lo stesso viaggio, sono 20 anni. E ricordo molto bene, 11 anni fa, quando sono venuto qua da Beppe, all'ASH, credo fosse a San Francisco, qualcosa del genere, e gli avevo chiesto se potesse trovare un paziente LMC qui in Italia per avviare il gruppo, e ha messo in contatto me con Felice. E quando ho visto prima le diapositive che Felice vi ha fatto vedere del lavoro che ha organizzato qui in Italia per voi pazienti, sono commosso perché è un lavoro straordinario. Quindi grazie Felice, grazie per tutto quello che hai fatto. Allora, ricapitolando un po' la mia storia, il mio viaggio, ho già detto che sono stato diagnosticato circa 20 anni fa, ho fatto parte del trial IRIS in Germania perché in Israele non era disponibile, quindi ho viaggiato. E il mio dottore, Hochhaus, è ancora il mio dottore in Germania. E del resto vi ho già parlato. Quando 20 anni fa ho avuto la diagnosi ed è stato uno shock, ovviamente non vi devo dire niente perché voi lo conoscete molto bene questo, e mi dissero che avevo ancora 3 anni da vivere. E ovviamente tutto sembrava proprio tetro, il quadro davanti a me, non avevo praticamente speranze per il futuro, ma poi quando sono passato al gruppo imatinib, all'STI 571, e la luce si è fatta brillante, il sole è sorto, per così dire, ho cominciato a vedere un futuro possibile per me e per la mia famiglia. Come ho detto prima, ho fatto l'imatinib per 14 anni, ho sospeso e la mia PCR dopo questi anni ha ancora una risposta molecolare molto alta. E sono davvero molto ottimista. Guardo la mia interruzione di trattamento come una vacanza, la consento, magari dura 1 anno, 2, 5, 10, non lo sappiamo, però me la prendo come una vacanza e mi godo ogni giorno di questa vacanza. Oggi molti medici, molti ematologi ci dicono che l'LMC è una questione fatta, abbiamo risolto tutti i problemi, non c'è più niente da risolvere. Abbiamo bisogno allora di tutto quel gran lavoro in cui mi sono impegnato io, Felice e tanti altri advocate. Io ritengo che sì, sia ancora importante la nostra attività e anche se il cielo potrà essere a bello azzurro, ancora ci sono dei temi da affrontare. Uno di questi è l'aderenza. Voi vivete in un paese in Italia, io vivo in Israele e siamo entrambi fortunati perché abbiamo tutti i farmaci disponibili, noi adesso abbiamo 5 farmaci, un sesto che è in via di disponibilità, tutti disponibili appunto, ma dal momento che io sono anche a capo dell'organizzazione internazionale, noi sappiamo che la situazione nel resto del mondo è molto diversa, noi sappiamo che ci sono dei pazienti che ancora muoiono in molti paesi del mondo perché non sanno e non hanno accesso, scusate, alla terapia. Poi c'è la questione della qualità di vita. Sono certissimo che l'organizzazione di Felice, la linea telefonica, ad esempio, è piena di messaggi da pazienti che
che dicono che non è poi così facile vivere con un farmaco che deve essere assunto ogni giorno, che ha tanti effetti collaterali. Felice ha menzionato la gravidanza nel suo intervento e poi della sospensione del trattamento. Quando, chi? Sono domande rispetto alle quali ancora non abbiamo la risposta definitiva. Abbiamo ancora una piccola percentuale di pazienti che recidivano o che sviluppano resistenza. Anche questi, per questi dobbiamo trovare una soluzione. Quindi io ritengo che per poter sostenere il paziente LMC in ogni singolo paese dobbiamo avere delle organizzazioni forti, con un empowerment, con gli strumenti in mano a livello locale, forti come quella che avete qui in Italia, e questo è l'obiettivo principale della rete di advocate dell'LMC internazionale. Contando il numero di pazienti che vengono in un qualche modo influenzati da queste 122 organizzazioni, possiamo dire di avere un contatto con circa 200.000 pazienti LMC a livello globale, quindi una gran cifra, è una cifra peraltro che cresce. Felice ha parlato della rete globale, eccola qua, è stata avviata nel 2007, da quattro advocate, ha fatto vedere l'immagine prima Felice. L'obiettivo era quello di avere una lista di tutte le organizzazioni che si occupavano di pazienti LMC nel mondo, in modo che ogni paziente potesse trovare quella più vicino a lui o a lei. E abbiamo creato una rete, per così dire, per favorire la comunicazione all'interno delle organizzazioni, e abbiamo avuto una condivisione delle migliori pratiche. Inoltre abbiamo cercato di favorire la sensibilizzazione coordinando campagne di sensibilizzazione, di consapevolezza e anche per l'accesso. Abbiamo elaborato forme di collaborazione con altre malattie e con altri operatori della sanità. Questa è la vision e la mission della rete globale di sostenitori, di advocate dell'LMC, che è molto simile peraltro alla visione e missione del gruppo italiano, perché in realtà vogliamo tutti raggiungere la stessa cosa. Noi vogliamo che arrivare a un mondo in cui tutti i pazienti LMC possano avere accesso alle migliori terapie, all'assistenza e al sostegno possibili. Da un punto di vista geografico, qui potete vedere, come è stato detto, abbiamo 122 organizzazioni di pazienti da 92 paesi e copriamo l'intero mondo. Circa un terzo dei gruppi non sono specifici per l'LMC, ma si occupano di tutte le leucemie, come ad esempio il gruppo AIL ampio in Italia, però anche in altri paesi appunto ci sono solo questi. E vorrei citare qui molto brevemente alcune delle attività in cui a livello di rete globale siamo coinvolte. La più importante forse è la serie di conferenze CML Horizons, una serie di incontri che è incominciato nel 2003 con 15 advocate, che è stata tenuta in Svizzera per la prima volta, all'epoca organizzata dalla sola Novartis. E non c'è problema. E organizziamo questi incontri adesso da 18 anni, mi pare, siamo alla 18ª edizione e nell'ultima volta da 15 siamo passati a 120 partecipanti provenienti da 60 paesi. Sono 3 giorni di incontro. E riuniamo esperti massimi sull'LMC, abbiamo invitato Beppe e anche altri, ma non è solo una questione di aggiornamento medico, è anche formazione per gli advocate, per i sostenitori, su come aiutare pazienti nei singoli paesi. Le campagne d'accesso sono molto importanti per tutti noi e stiamo lottando per far sì che i pazienti in tutto il mondo ricevano trattamento e monitoraggio. Non è poi così ovvio tutto questo, quindi abbiamo svolto diverse campagne anche in Europa, in paesi dell'Europa orientale, per cercare di influenzare le autorità sanitarie affinché queste possano garantire l'accesso ai pazienti, dei pazienti al farmaco.
E questo è il motivo per cui lo steering committee ha deciso per la prima volta, dopo 18 anni, di fare degli Horizon CML, queste conferenze fuori Europa. E quest'anno, nel maggio del 2020, ci riuniremo in Costa Rica per sviluppare proprio questa, per tenere queste conferenze Horizons fuori dall'Europa. Inoltre, siamo coinvolti in attività scientifiche di ricerca. Abbiamo fatto una ricerca globale sull'aderenza al trattamento. A noi sembrava poco chiaro perché un paziente LMC, come tutti noi, non dovesse prendere il farmaco che gli salva la vita. Perché se ha un farmaco, una pillola da prendere una volta al giorno, perché uno poi non dovrebbe assumerlo, sapendo che a questo serve? Però ci siamo poi accorti che un terzo dei pazienti non prendeva il farmaco tutti i giorni. Volevamo capire perché ciò accadesse. Allora abbiamo fatto uno studio a livello mondiale con più di 2.500 pazienti da 63 paesi e abbiamo presentato, peraltro c'erano moltissimi pazienti italiani che hanno partecipato a questa ricerca. I risultati sono stati illustrati all'ASH, all'EAJ, e l'obiettivo era quello di insegnare, di dare informazioni ai medici e agli altri operatori quale fosse il punto di vista dei pazienti che magari non prendevano sempre il farmaco, in modo tale che i medici capissero i pazienti e potessero aiutarli di più. Poi un altro secondo studio in cui siamo stati coinvolti è stato quello sulla remissione senza trattamento, che è stato condotto adesso recentemente, più di 1.000 pazienti da 68 paesi, l'Italia al quinto posto per così dire, con 62 pazienti e Israele anche 62, coincidenza. Io ho presentato i risultati di questo studio sul TFR ad alcuni incontri, compreso l'ASH appunto, che si è tenuto l'anno scorso davanti a 300 esperti LMC in tutto il mondo, e ci sarà un poster all'ASH, all'ASH di Orlando al prossimo dicembre, in cui presenteremo i risultati. Poi sono state menzionate le linee guida europee sviluppate dal professor Baccarani, che è qui, che poi sono state tradotte in 17 lingue e sono state diffuse per tutti i pazienti affinché questi possano capire, comprendere, gestire meglio insieme ai medici la propria malattia. È qualcosa su cui crediamo davvero tanto. Poi dicevo che andiamo all'ASH a questo incontro e scriviamo anche degli articoli su quanto viene detto all'ASH, e questi articoli vengono tradotti proprio per informare tanti pazienti. Poi i generici, quando il generico dell'imatinib è stato prodotto molti erano preoccupati, allora abbiamo fatto un primo studio sui generici utilizzati al mondo per l'imatinib, e tra l'altro fra presto anche gli altri TKI diventeranno generici, il dasatinib mi pare stia diventando generico in Italia o comunque in altri paesi. Sono tutte informazioni pubblicate nel nostro sito web, pubblichiamo anche i dati dei trial clinici aperti per la LMC. Un'altra cosa che facciamo sono i Community Advisory Board, Felice è membro, cioè siamo parte di alcuni consigli di consulenza, per così dire, lavorando con le aziende farmaceutiche affinché facciano tutto quello che devono fare, perché credo che tutti debbano ascoltare il punto di vista dei pazienti e prenderlo adeguatamente in considerazione. E poi c'è la giornata mondiale dell'LMC, che è il 22 di settembre, tutti voi saprete, immagino, perché abbiamo scelto il 22, la traslocazione del cromosoma Filadelfia dal 9 al 22, quindi aveva senso che il 9 settembre 22 diventasse la giornata mondiale. Queste immagini da attività fatte in tutto il mondo. Qui Beppe puoi vedere Pia che parla al nostro evento in Israele. Bene, vi ringrazio davvero per l'attenzione.